Fratelli, sorelle, amici carissimi, questo nostro breve incontro improntato a pace ed amore saremo insieme per affrontare un argomento terribile, la gorria. Sei agorroico? Vergognati. Sei agorroico? Pentiti. Sei agorroico? Telefonami. La gorria è fondamento di discordia ed eccesso di zelo. Arcaica come l'inondarsi di buia luce pensando di avere il magma della verità. Evviva, 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 chi agorroico non è. Ecco dunque l'assioma aulico e l'epiteto d'obbligo. Sii tu agorroico se nulla ti turba. Quanti di noi e di voi, e di essi, e di loro, e di ogni, e quando, e quante volte, e perché, e quindi. La gorria, comune eppure nascosta, strisciante come una serpe. Ma ci viene, in soccorso. La settima lettera di Agesilao di Vecra a Sant'Elio Gabalo. In quel giorno a Stippe si recava da Salinute a Patrasso, ma essendo il vento contrario si trovò a Battipaglia. Ivi vivea Cariace Betano, pentarca di Montecagnano, tiranno empio e crudele, e da Stippe gli disse: «Verrà il giorno in cui ti cadranno i capelli e ti si storceranno i piedi, e le tue orecchie si piegheranno, ed il tuo stomaco si gonfierà come un otre di zampogna». Ed il tiranno rispose: «Senti bello, non ti ricordi di me, ma sei lustri fa in Cirenaica ti prestai 30 talleri e ancora me li devi. Allora ero un viandante, ma adesso sono regnante, ma sempre me li devi. O mi ridai sti soldi o te ne sono tante. Mi riconosci dunque?» E a Stippe disse: «Oh, proprio qui a Battipaglia mi doveva minare il vento». Lo riconobbe e cominciò a correre. Ed ecco che il tiranno gli scagliò contro i cani. E da Stippe disse loro: «Verrà il giorno che le vostre schiene saranno battute da verghe e le vostre code cagliate da tempesti gatti e il vostro naso cadrà nella polvere». Ma siccome i cani non capivano il cirenaico e non erano neanche impressionabili, lo morsero dappertutto e anche tutto. Rimasto solo, percosso e pesto, a Stippe si avvò dei giannizzari per sporgere denuncia ed essi lo picchiarono tutta la notte. Uscito di prigione, cadde in un burrone e ruzzolò ai piedi di cinque briganti. Fu allora che a Stippe disse: «Forse non è giornata». Detto questo, gli rubarono i calzari, la bisaccia e le vesti. A Stippe, nudo come un verme, disse: «Poteva andare peggio». E infatti fu in quel momento che cadde la grandine e un fulmine lo prese lì dove non si può dire. Ma un angelo enorme apparve sul monte. Gli si avvicinò e gli disse: «Non temere, Stippe, non temere, ma voltati e pussa via». E Stippe pussò. Poscia che fu, pussando nel buio, sbattette sulle mura di pietra e si ruppe il naso in una scapola, l'ultima rimasta. E poi, finalmente addormentatosi, si svegliò per un incubo. Sì, si svegliò per un incubo. Ma non era un incubo, era tutto vero. Ebbene, 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 chi pecca si redime, ma dalla gorria non ci si può salvare. Da
dalla gorilla non si fugge, bisogna rifuggirla. Bisogna rifuggirla. Cosa ci insegna questa novella? Qual è il messaggio insito nella parabola? Qual è il significato della lettera? Non lo so! Arcane sono le vie del mondo e fatto è l'indulgere delle menti. Espiate e sarete spiati. Espirate e sarete inspirati. Respirate e sarete sparati. Perché l'accavo nella sua pertica e l'audrina sperge oltre ogni dire. E quindi noi chiudiamo qui questo incontro, in questo momento, e ci diamo appuntamento alla prossima settimana.